Allora, Marzio, innanzitutto è stata una partita molto divertente, dai, alla fine. L'ultima ora, forse come finale, addirittura tra quelle che ho visto nell'ultima ora, la più divertente. Sì, non c'è dubbio che abbiamo visto tante occasioni da gol, alcune create con abilità, altre per errori delle difese, però effettivamente l'ultimo quarto d'ora dei 90 e i tempi supplementari ci siamo emozionati, no? Anche chi non è coinvolto per tifo. Però era emozionante vedere Lautaro sbagliare 3 volte davanti alla porta, poi uno era fuori gioco. I francesi che non sono riusciti ad alzarla di 10 centimetri, se no si portano la coppa a casa. Pazzesca, L'ultima parata è stata pazzesca, eh. pazzesca. E devo dire che quello è il bello poi in una competizione, tra le competizioni la più importante, straordinario. Allora, leviamoci subito sto peso della mantellina, perché allora, io ti dico la verità, cioè ci sono delle cose che non vanno fatte, secondo me. Cioè, è stato un bel mondiale, no? Quindi diciamo che l'Emir aveva tutte le ragioni per festeggiare perché l'ha organizzato bene, anche se ci sono tutti quei problemi. Però se tutto il mondiale hai detto che non ci devono essere simboli politici, che non ci devono essere, non hai messo, non hai fatto mettere la fascia con LGBT. l'arcobaleno, eccetera, e poi Messi deve festeggiare con quella cosa addosso. Io massimo rispetto, lo sai, per le altre culture, però no, dai, no, no. Guarda Fabio, non, cioè, è difficile essere perfetti, no? È difficile. In queste competizioni dove c'è una comunicazione pazzesca, no? Attraverso il calcio, tutti rischiano di impoverirsi come uomini pur di approfittare. Devo dire che è pazzesco, è pazzesco. Bisognerebbe, secondo me, essere molto più attenti prima, no? Bravo, questo hai ragione, perché tutti si sono indignati a 3 giorni dal Mondiale, ma erano 12 anni e si sapeva che il Mondiale lo facevamo lì, e quindi c'era stato tempo, diciamo, per indignarsi precedentemente. Infatti quello l'ho trovato delle prese di posizione più quasi per se stessi che per convinzione vera alcune, secondo me. Beh, era stato bravo, era stato, aveva fatto un discorso così, Klopp aveva fatto un discorso abbastanza Klopp è duro. stato l'unico che si era esposto, è vero. Tra i grandi era stato l'unico che si era esposto in Cioè, maniera. quest'ansia di protagonismo da parte di chiunque oramai, no? È veramente la rovina poi dell'evento, dell'emozione. E delle cose meravigliose che vediamo, perché poi alla fine finisci a parlare sempre di quello che è negativo, no? Invece, voglio dire, il Mondiale ha dato spazio a tante cose belle, veramente a tantissime cose È belle, vero. in primis il Marocco, no? Che poi alla fine parliamo ovviamente delle cose antipatiche, Sì. però No, io insomma. volevo solo sapere se ma te immagini Dino Zoff vestito da Toreno, che sta Sì, no. Il portiere dell'Argentina deve dire che dell'Argentina, che coattro, che coattro. anziché essere ricordato per quello che ha fatto, Bravo. verrà ricordato per quella foto. Quando si dice buttarla in vacca. Non so cosa ti succede in quei momenti, però ecco. Io però ho sempre apprezzato, forse io sono esagerato, sia diciamo dopo un gol chi riesce ad essere sobrio, no? Nell'esultanza. Il gol ti scoppia il cuore di felicità e quindi proprio ti scoppia il cuore di felicità, no? Però le esagerazioni anche lì a me non piacciono, no? Io capisco che vinci un mondiale, ci mancherebbe altro, però poi là ormai hai festeggiato e tutto, eh? Cacchio, con la coppa in mano non lo puoi far Guarda, finta. questa è una bella domanda che ci fa Sicky Boy del 1796. È anche un tema che ha toccato, visto De Giovanni. De Giovanni oggi ha scritto:
La vera differenza tra Maradona e Messi è che Maradona quella mantellina non se la sarebbe mai messa. Cioè alzava la coppa con la maglia infangata, sporca di sudore della, di quella partita lì. Sei d'accordo? Io abbastanza. Sì. Guarda, Fabio, le prese di posizione di Maradona sono state sempre... Sembrava che avesse uno stuolo di persone che si occupavano della comunicazione, invece faceva tutto lui e non ne ha sbagliata una, secondo me, quando ha preso, no, le posizioni su tantissime cose che riguardavano... È diverso, scusa, ogni tanto entra... è diverso Maradona andare a prendere i soldi in Arabia, sì è vero, ma è una cosa diversa, cioè non c'è paragone tra la foto di lui un po' che aveva smesso di giocare vestito d'arabo, oppure cioè la finale Coppa del Mondo con la coppa in mano, è diverso, non è la stessa cosa, amici. No, Diego non ne ha, secondo me non ne ha sbagliata una, qui veramente facevano a gara chi la sparava più grossa o a chi faceva la cosa più grossa, e questo non è bello. E poi c'è una differenza enorme: Diego aveva il cuore caldo, Messi il cuore, insomma, no, nella maniera di vivere la sua vita, che è straordinaria nella sua normalità, no? Sì. E Diego era un'altra cosa, no? Il racconto... Allora io ti dico che qui ci sono stati due, per dirti come secondo me sono divise le persone, però vedo anche con mio figlio che c'ha 13 anni. Allora, diciamo che quelli come noi che hanno visto giocare Diego rimarranno rapiti da quelle robe lì, perché è stato un breve tratto alla fine Diego, no? Rispetto a Messi, un breve tratto è stato quello di Diego. Ma quel breve tratto, io oggi per esempio, prima di venire qui, pensavo, vabbè, ma quanti gol iconici mi ricordo di Messi e quanti gol iconici mi ricordo di Maradona, no? Che di Messi ti ricordi? Mi ricordo quello, uno dei pochi di testa, che è quello in finale Champions League, che me lo ricordo che è iconico, quello in Coppa in che salta tutti perché il gol alla Maradona come l'86, talmente tanti, no? Che poi li confondo un po', cioè lo so che ne ha fatti, non so, la mia immagine Messi che comunque ne salta tre e poi l'appoggia, perché tirava, appoggiava, sempre appoggiato nell'angolino. Questo è il gol, ma è un tipo di gol alla Messi. Ho meno gol iconici rispetto a quello del centrocampo di Maradona, sai, quelle robe lì. Forse perché le ho viste di meno, non lo so. Quindi secondo poi me è una cosa generazionale. Campionato, Fabio, no? Molto sì, certo. Campionato. Maradona lo abbiamo vissuto di più, non solo chi come me è stato fortunato a giocargli accanto, ma tutti gli sportivi italiani se lo sono goduto, no? Domenica per domenica. Messi dovevi vedere la Champions o il campionato spagnolo, voglio dire, no? È diverso. Ma poi io dicevo che la vita di Diego è stata talmente intensa, no? Talmente calda, che il racconto di Maradona ti rapisce comunque. Comunque tu la pensi sull'uomo, il racconto di Maradona ti rapisce. Messi è la normalità, direi quasi un po' banale, no? La famiglia, i figli, cioè è perfetto, no? È perfetto, ci mancherebbe altro, però no, è un po' non è mai sopra le righe. L'unica cosa che ha fatto sopra le righe è comprarsi la casa a destra e a sinistra di casa sua a Casteldefels, perché non voleva i vicini. Ah, sì, La sua grandezza, perché non vorrei che qualcuno dicesse, ma Mauro dice che non io, no, nella no, sua no. Densità, nella sua grandezza, la sua vita è un racconto che è straordinariamente normale. Beh, è vero, se pensate a quello che è successo, che Bobo è stata la prima uscita clamorosamente fuori dalle righe di Messi. Cioè... Qui secondo me si è vista la grandezza di Messi, ragazzi. Io adesso, perché diciamo che adesso il grande dubbio è Messi Maradona, non c'è più il dubbio Messi Cristiano Ronaldo, perché questo mondiale ha spostato l'ago della bilancia nettamente dall'altra parte. E secondo me non è un caso l'ha spostato. Questo è un tema che mi piace proprio affrontare con te, Massimo, perché da una parte Messi ha capito che crescendo con l'età doveva mettersi più a disposizione della squadra, cioè doveva giocare più con la squadra forse, mentre quell'altro si è chiuso in un eremo. Ieri Bucciantini ha detto una bella cosa: è diventato un re senza popolo Cristiano Ronaldo. È una lezione, secondo me può essere una lezione, cioè che più vai avanti più devi metterti a servizio degli altri, più devi giocare con gli altri. Se Fabio, posso aggiungere che te la devi conquistare
la vicinanza dei tuoi compagni in campo, no? Te la devi conquistare con la vicinanza ai problemi dei tuoi compagni. Purtroppo Ronaldo, che è stato un goleador straordinario, un giocatore infinito, no? Negli ultimi anni ha accentuato ancora di più i suoi difetti che invece i suoi pregi. Io dico per la squadra. Se tu analizzi le partite dell'Argentina in questo mondiale, Fabio, la fatica che ha fatto Messi nel smarcarsi e nel ricevere la palla è piccolissima in confronto della fatica che hanno fatto i compagni per andare a cercarlo per dargli la palla. Cioè, questa è la cosa bellissima. E Messi è riuscito a convincerli con poi le giocate che se passa la palla da me facciamo cose buone in avanti. È vero. Se non venite a cercarmi per darmi la palla rischiamo di non fare gol. E questo lo vedevi in De Polo, lo vedevi in Hernandez, tutti erano lì che... Diciamo, però non è detto, quello che gli si era sempre contestato era proprio di non essere un uomo squadra. Cioè non è detto che poi il fuoriclasse sia anche uomo squadra, no? In questo no. Ha fatto un grande salto di qualità, di maturità. O lo sai che alla fine penso che forse anche andare via da Barcellona, comunque uscire dalla propria comfort zone, magari ti stimola altre cose, no? È andato a Parigi dove sapeva per certo che come minimo il campionato l'avrebbe vinto, quindi continuava ad essere in un contesto vincente. Poi sono stati un po' sfortunati, un po' polli in Champions League, però ha continuato a essere protagonista. No? Però non scrivete che Ronaldo non vale un mignolo di Messi, ragazzi. Uno può scrivere che è un percepito. Ma Ronaldo, ragazzi, comunque, cioè, voglio dire, i numeri contano, non è mica facile. Guardate, voglio, che quando gioca tra professionisti mette la palla nella porta, Massimo, è mica facile. Io voglio cercare di capire invece quanto è stato grande Ronaldo. Nella partita in cui tutti lo ricordiamo per la sforbiciata contro la Juve, no? A Torino, il pubblico si è alzato in piedi. Lui un quarto d'ora prima, 20 minuti prima, adesso non mi ricordo, lui i primi 20 minuti di quella partita, la Juve stava prendendo piede. A un certo punto va sul fondo, non mi ricordo chi, e proprio butta una palla in mezzo che era, cioè dici vabbè la butto in mezzo ma non so che succede. Lui è scattato davanti a Bonucci, davanti a Chiellini, di sinistro l'ha messa sul secondo palo, 1-0 per il Real. Quando la partita era proprio, non dico a favore della Juve, ma pari. Ecco, lì c'è cosa significa essere un fuoriclasse, un leader, un uomo squadra. Ancora lì era quello che determinava. La Juve il primo anno poi arriva la pandemia e si è perso completamente. Sì. Sì. Si è perso dentro se stesso, dentro i suoi pensieri, dentro le sue cose. Però così. Tornando al discorso che hai fatto prima, Fabio, guardavo, adesso sono andato a controllare, che ovviamente non me lo ricordavo a memoria, però cioè, il Paris Saint-Germain forse ha aiutato questo processo di Messi in maniera anche numerica dal punto di vista suo, perché lui veniva da, adesso vado a vedere, cioè, sì. Gli ultimi anni al Barcellona aveva fatto 51 gol, 31 gol e 38 gol, ok? Nel primo anno al Paris Saint-Germain sono 34 partite e 11 gol in totale. Perché comunque si ritrovava Mbappé, si ritrovava gente che magari pure lo, cioè dunque, dalla me che io la do a te, essere, certo, un elemento unico, sì, è assolutamente così. Secondo voi, dimmi Massimo, certo, il cambio, dico, no, da Barcellona a Parigi è stato difficile, no, su questo non c'è dubbio. Se è riposato, un po' di numeri, Fabio, si è riposato per il mondiale. Sì, non è stato l'unico, secondo me. Io ne ho visti diversi che sono andati. Voglio vedere adesso, poi quando riprendono, poi ne parliamo, perché c'è da proiettarsi in chiave poi campionato. Appunto, cioè non volevo dire, ma Di Maria. Però, una cosa interessante, Fabio, se non me la dimentico, o fa l'esterno ed è determinante ancora, no? Oppure se pensa di andare in giro per il campo e fare il leader a centrocampo e buttare... No. Non è utile come... No. Lui è un esterno, ha fatto il primo tempo, ha fatto una cosa straordinaria, cioè ha fatto una cosa meravigliosa. Però quello è il suo ruolo, non può fare altro, secondo me.
non c'è dubbio. Sì, la differenza si è vista a un certo punto della partita, alla fine, perché Di Maria era uscito, taglia il campo, c'era Acuña da quella parte, lancio lungo dalla parte di Acuña, il difensore sa benissimo che lì lui arriva e può solo crossare, perché non è Di Maria che la mette giù, ti salta e ti procura il primo rigore. Quindi, cioè, dà anche un cambio di atteggiamento nei confronti della disposizione difensiva a uno del genere. Non c'è dubbio. Vediamo un po' dei numeri che hai preparato di Messi, di riassunto di un mondiale. Sì. È un mondiale, tutto il suo mondiale, perché la prima sembra banalissima, cioè le gare che ha fatto Messi, però è curioso il fatto che 690 minuti, ovviamente compresi i due supplementari, zero sostituzioni, non l'ha tolto neanche sul 3-0, a 10 dalla fine contro la Croazia, cioè Messi ha voluto giocarsi tutto il mondiale, dall'inizio alla fine, senza perdere un minuto. Se poi ci aggiungiamo il recupero, andiamo boh, quanto, a 750 minuti, una cosa del genere. Cioè, volendo dire che è stato un mondiale di Messi, non c'è stato veramente un minuto in che lui ha perso. E poi, chiaramente, la chiave, le prime due partite con Lautaro, le altre due con Alvarez, poi c'era chiaramente anche Di Maria. Sì, e Di Maria no, però chiaramente anche Questo è questo è un tema stato... interessante, secondo voi, perché ho sentito ieri, poi si davano i voti anche all'Argentina. Secondo voi Lautaro come esce? Rafforzato da questo mondiale o no? Perché, cioè, è facile dire, vabbè, uno è campione del mondo, esce rafforzato per forza. Però, insomma, per esempio, se aveste poi l'Argentina perso quei due gol sbagliati, non so che impressione avete avuto. Ma Fabio, intanto voglio dire, ti porti a casa un titolo pazzesco e poi devi continuare perché lui è giovane, quindi deve fare la lotta, no, con il centravanti del Manchester City per prendergli il posto, per giocarci insieme. Messi può essere che farà fatica ad essere no ancora per anni, perciò il futuro è dalla sua parte. Ha le qualità, secondo me è un giocatore... bravissimo, è migliorato tantissimo all'Inter e quindi il ruolo potrebbe essere il suo, no? Il titolare nella nazionale argentina. Certo, io, per me sarebbe da sprone, deve essere da sprone, no? Beh, il fatto che comunque lui abbia tirato l'ultimo rigore dopo aver perso il posto, evidentemente Scaloni gli ha fatto anche un gran discorso motivazionale, nel senso Massimo ha ragione, cioè non è che uno che è titolare al fianco di Messi deve essere sempre titolare al fianco di Messi, lui è giovane, Alvarez è giovane, sarebbe stato, cioè ho letto per esempio qualcosa legato a Giroud, no? Qualcuno ha detto mancanza di rispetto a Giroud perché è stato sostituito, ma ragazzi in un mondiale quando No, devi ma io recuperare... metto il mondiale in finale, non c'ho rispetto per La nessuno. cosa più giusta che ha fatto Deschamps è quella lì. Però Sì, ha come dovuto la cosa, cambiare tutta la squadra, ha messo davanti la Griezmann. differenza è che essendo in finale non è che puoi spiegarglielo in vista della prossima partita. Ecco, Lautaro, che lo ricordiamo, poi aveva anche sbagliato un gol abbastanza semplice prima di arrivare a segnare il rigore decisivo, però ragazzi, cioè, secondo me adesso al di là di tutto, questo il mondiale ha dimostrato che se tiri per primo il rigore il tuo fenomeno, alla fine lo mette. Però, cioè, Lautaro in tutto questo può uscire rinfrancato, secondo me, anche dai discorsi, evidentemente, che gli ha fatto Scaloni, perché sennò non tiri l'ultimo rigore contro l'Olanda. Sì, l'unica cosa, ragazzi, è che di Lautaro parliamo sempre bene, però c'ha, cioè, secondo me deve cominciare a segnare con più, deve segnare di più, cioè deve concretizzare un po' di più, perché il mestiere suo è quello, e non vorrei che poi si cominciassero con i generosi, quando si incomincia a dire generoso Lautaro, generoso attaccante, cioè Lautaro deve fare gol, no? Vabbè, perché comunque poi quando li fa, però ha ancora dei periodi in cui non riesce a metterla dentro. Secondo me, e anche vedo che qualcuno qui lo dice, secondo me è un po' anche emotività sottoporta, forse. Vale questo discorso, Massimo? No, no, lui ha l'istinto del goleador, Fabio. No, Sì, e a volte, per esempio, il colpo di testa che ha sbagliato, che se la lascia. C'è dietro, non mi ricordo chi, che la butta in porta, non so se vi ricordate, verso la fine un cross, lui l'ha presa di testa e l'ha tirata proprio lontano. Lì però l'ha girata male, la posizione era fantastica, l'ha proprio girata male. In alcune occasioni tu non lo sai perché quella palla invece la tiri in porta. Ci sono momenti che l'attaccante è capitato a tutti gli attaccanti. Anche periodi di 4-5 partite non la becchi mai, e
Poi a un certo punto ti sblocchi. Sì, in un mondiale, se sei così, Paolo Rossi, Doget, nei mondiali 82, no? Le prime partite ne ha beccata una, ha cominciato a fare gol, ha fatto il capocannoniere mondiale. Cioè, un'altra cosa. Sì, Lautaro, l'unica cosa, Lautaro comunque all'Inter, adesso al di là dei gusti personali, eccetera, però comunque ha fatto il suo record di gol nell'anno in cui non c'era Lukaku, quindi nel momento in cui magari gli trovi, bravo, gli togli un finalizzatore che deve essere messo nell'Argentina, che probabilmente deve essere Lukaku nell'Inter, sì, poi possiamo parlare del Massimo, preferisci che uno che ti faccia tripletta o che ti faccia un gol ogni partita su tre? E quello è un altro discorso, però a proposito che... di questo ti do una suggestione interessante, torno a Maradona e Messi. Maradona esaltava il centravanti. Nelle squadre di Messi il centravanti si deve levare. Questo è vero. Questo è vero. Anche se poi vediamo gli altri numeri di Messi, perché poi sì, è cresciuto anche negli assist lui praticamente rispetto, diciamo, in questi ultimi anni. Quello l'avevamo però fatto quello vedere. Che dici tu è verissimo, cioè Ibrahimovic neanche è riuscito a giocare con Messi. No, guarda, scusatemi, mi hai sbloccato uno slot mentale. Allora, il record di Tiki Taka ai tempi di Guardiola fu, dico per dire, adesso mi ricordo il numero esatto, ce l'ho scritto, però fu, che ne so, 35 passaggi consecutivi con gol, toccarono tutti il pallone tranne Ibrahimovic. Fammi capire. Poi fece 21 gol, se non sbaglio. Adesso io Sì, però fece quella famosa cosa che andò sempre, se ne andò l'anno in cui l'Inter vinse la Champions, cioè sbagliava sempre la squadra per la Champions, è stata un po' la nemesi di Ibrahimovic. Sì, è letteralmente il primo giocatore della storia per assist, però attenzione ragazzi, poi i numeri non è che valgono in assoluto. Se tu giochi nel Barcellona che segna 212 gol la stagione, è ovvio che poi sali nelle percentuali di assist. Cioè, poi le percentuali sono sempre relative, no? Bisogna vedere il numero degli assi rispetto al numero dei gol, quante volte finalizza e quante volte invece la passa. Non stiamo dicendo che Messi non sia uno che passa a pallone, però negli ultimi anni in questo a vista d'occhio è migliorato. No, ma poi guarda, nei prossimi dati, cioè prendiamo i tiri di Messi. I tiri di Messi vi fa capire una cosa, la differenza tra tiri tentati e tiri totali. Io, da uomo di numeri, guardo sempre i tiri tentati, cioè i tiri tentati sono quei tiri che comprendono anche il famoso tiro ribattuto dalla schiena di Massimo Mauro, che è al limite dell'area di rigore a difendere. Ok, quel tiro lì non va né in porta né fuori. Cosa peraltro, Massimo, quasi impossibile questa. Però il calciatore ha voluto tirare, quindi chiaramente quello è un tentativo di tiro. Praticamente su tutti i tiri che ha fatto Messi solo tre sono stati bloccati, quindi anche la sua scelta di non... magari di passarla quando magari qualcun altro tira, becca la schiena, becca il polpaccio, eccetera. Cioè, il rigore che c'è stato di Mbappé è un tiro bloccato, con la mano, per carità, ma per farvi capire di che cosa stiamo parlando. In più, chiaramente, il rapporto tiri in porta, tiri totali, cioè fondamentalmente siamo più del 50%, quindi la scelta offensiva di Messi è anche figlia della possibilità, come abbiamo detto più volte, di Leo, di cercare di avere l'assist, il passaggio chiave, eccetera, eccetera. Gli expected goal non rigori rispecchiano un po' quello che è stato fatto, perché alla fine Messi ha segnato, mi sembra, 4 gol su rigore su 7, quindi 3 gol non 2, da 75, rigore. 3, cioè vuol dire che comunque è una sentenza. Anche sì, nel senso che alla fine... Esatto. Poi l'ultima grafica relativa a Messi, che riguardano appunto i suoi tocchi, che poi vedremo magari rapportata a quella di Mbappé. 517 sono tantissimi, cioè se volete vi spoilero quella di Mbappé che vedremo dopo, ma Mbappé Mbappé di tocchi totali, se non erro, ne ha 360. Cioè 500, e hanno fatto bene o male a quasi, non dico gli stessi minuti, però Mbappé ne ha fatti 600, Messi ne ha fatti 60 in più. Quindi sono tantissimi tocchi in area avversaria, a 45, se consideriamo che nella grafica prima abbiamo visto che solo 14 sono stati i suoi tiri in porta da dentro l'area, vuol dire che 34 volte ha toccato la palla per qualcun altro.
i dribbling alla sua età restano, perché una volta su due se ne va via, e 22 falli subiti, ragazzi, sono tanti, per quello che è successo. Sì, qui però c'è un'altra differenza a Maradona, perché i 22 falli subiti da Messi nel 2022 non sì. sono falli che prendeva Maradona nel 92, 30 anni fa. 30 anni fa io ho visto delle immagini, ragazzi, è vero o no, Massimo? Lo ranzavano, ma lo picchiavano in una maniera... Guarda, questo è il cambiamento più a favore degli attaccanti di adesso, no? 20 anni fa, 30 anni fa, i difensori andavano a nozze, cioè venivano ammoniti al 90esimo quando proprio l'arbitro non ne poteva più i falli che avevano fatto, e quindi per gli attaccanti giocare era molto, ma molto più difficile, fare gol era molto, ma molto più difficile. Cioè, Maradona adesso... sarebbe immarcabile. No, amici, no, allora se dite Messi pure prende calci, sì, è vero, anche Messi prende calci, no, non ma c'è dubbio, non stiamo dicendo uno, però andatevi a vedere le immagini, io vi giuro, ci sono delle entrate, io rido sempre con Beppe, c'è un'immagine della sigla del film su Netflix, mi sembra, che corrono vicini, ma tipo nella metà campo di difesa di Beppe, la palla è a 40 metri, Beppe gli tira la comitata in faccia, sì. Ma senza ragione, così, per abitudine. E lui si rialza, non dice niente. I nostri ragazzi che ci seguono devono crederci, no? Era proprio un'altra cosa, cioè proprio il fallo da dietro non era mai... Per fortuna, avuto, sì, che non ci siamo mai, più, certo. La gamba tesa non era mai... non è proprio era un altro... Ma basta che c'era il pallone nei prestiti, potevi fare qualsiasi cosa, era proprio se lo prendevi dopo e prima tranciavi uno, valeva lo stesso. Se la palla stava a 9:15 va bene tutto, andava bene tutto. Mi dispiace, ma noi attaccanti, mi ci metto anch'io ovviamente, giocavo attaccante, eravamo molto più non forti, ma proprio molto più tartassati, quindi dire. Forse eravamo anche più bravi, non lo so, però diciamo che c'era la possibilità anche di avere tecnicamente, di fare più cose tecnicamente, perché il ritmo, che pure non era, non è che si giocasse piano allora, però era leggermente più... No, c'era più campo, c'era più sì. campo, perché c'era si più giocava campo. Molto più lunghi, e quindi c'era più campo, c'era più spazio. Adesso la vera difficoltà è che tu devi pensare velocemente. Noi avevamo tempo per pensare, quello sì, perché sì, sì, sì. Il campo era 80 metri da coprire. Adesso giocano 40 metri.